vorrei proporvi adesso una delle storie che ci hanno colpito, che ci hanno turbato di più. Abete Robert, buonasera. Lei ha incontrato Padre Pio nel 55. 55? Prego. Ho incontrato Padre Pio nel 55 e senza aver niente chiesto, lui a me mi ha preso come filo spirituale e mi ha detto: sei il figlio del mio cuore e ti prometto assistenza sempre e dovunque. Ha ripetato due volte queste parole. E ha mantenuto la parola? La stessa parola, sì. Poi a ogni momento eccezionale della mia vita ricevevo sempre una cartolina mandata dal superiore, stampata: Padre Pio prega secondo le sue intenzioni e prega, e aveva sempre due o tre righe scritte a mano. Per esempio, un giorno quando facevo il militare, perché in Francia noi facciamo il militare, sono andato in Algeria, la guerra d'Algeria, e Padre Pio mi aveva avvertito, diciamo, con questa cartolina. Un giorno ho ricevuto in Algeria una cartolina stampata così e con due righe: la vita è una lotta, ma essa conduce alla luce. Lotta e luce sottolineati. E un giorno, una sera, un comando del Fronte di Liberazione Nazionale d'Algeria attaccò il nostro villaggio e presto io fui preso e mi misero davanti a una porta con altri cinque militari e là fummo fucilati. Immediatamente io feci l'esperienza strana della decorporazione. Vidi il mio corpo accanto a me stesso, steso, sanguinante, in mezzo ai miei compagni militari, essi pure uccisi. E cominciai un'ascensione curiosa, una sorta di tunnel. E poi un tratto ho pensato alla mia famiglia. Subito mi sono trovato nella stanza dei miei genitori e là ho tentato di parlare con loro, ma loro dormivano e non hanno niente sentito, ma ho visto, visitando l'appartamento, che un mobile è stato cambiato di posto. Dopo qualche giorno ho chiesto alla mia madre, scrivendo una lettera, perché avete fatto questo cambio, e lei mi ha fatto: come è venuto a saperlo questo? Poi io ho pensato a Papa Pio XII, l'ho visto anche lui. Poi un momento... Questo mentre era morto lei, eh? Questo mentre lei era morto? Sì, sì. Ecco. Quindi ha fatto un viaggio e è andato. Io il suo corpo... salivo come un certo di tunnel, no? Ha cominciato da casa sua, sì. Ha visto che i suoi genitori, sì, dormivano, è andato in Vaticano, sì, e ha visto dormire anche Pio XII. Ho pensato al Papa e subito mi sono trovato in camera sua. Abbiamo parlato con il cambiamento di mente, no? Poi continuai la mia ascesa fino al momento in cui mi trovai in un paesaggio meraviglioso, avvolto una luce azzurra e dolce. Non c'era il sole, ma a quel momento ho pensato a questa parola dell'Apocalisse: il Signore è la loro lampada, no? Là vidi migliaia di persone, tutte sui 30 anni, e notavo quella donna che era morta a 80 anni, 30 anni, questa qui morta a 2 anni, 30 anni, e ho visto parecchie persone che conoscevo. Lasciai a quel momento questo paradiso, pieno di fiori straordinari sconosciuti da me, e là perdetti la mia natura di uomo e divenni come una goccia di luce. E a quel momento si è impresso nella mia mente: tu sei una goccia di luce, emanazione della luce divina. E ho visto parecchie gocce, migliaia di gocce di luce. Questa era San Pietro, quella era San Paolo, quella San Giovanni, quella tal santo, quella tal altro. Lasciai questo livello, sono andato ancora più giù. E qui, con commozione che si capisce bene, vidi Maria, meravigliosamente bella nel suo vestito di luce,
che mi ha accolto con un sorriso straordinario, mi ha abbracciato, baciato. Dietro di lei c'era Gesù, la stessa cosa. Poi una zona di luce che pensavo essere il Padre, e là veramente senti il soddisfacimento totale di tutto ciò che io potessi desiderare. E io conobbi qua la felicità perfetta, come una certa esperienza dell'eternità. Poi bruscamente il naso nella polvere, mi ritrovai in terra completamente sbalordito, ma in mezzo ai miei compagni, che loro erano veramente morti. Ma mi sono reso conto che la porta davanti alla quale mi trovavo era crivellata di pallottole che mi avevano attraversato il corpo, perché mi sono accorto che la mia veste era piena di buchi davanti e dietro, che il mio petto era pieno di sangue, ma sangue mezzo risecchito, un po' vischioso, dunque si trattava di due o tre ore. Il mio dosso uguale, ho tolto questa veste e sono andato dal comandante all'altra parte del bilancio. Lei non aveva ferite? Allora, aveva sangue, ma non aveva ferite? Ho cercato i buchi, non ho trovato. Sono intatto, ma queste parottole sono entrate nella veste e sono uscito dietro, e anche nella porta. Il comandante ha gridato: ma sei un miracolato? Forse di sì, ma parecchie volte dopo, parecchie settimane dopo. Quando lei andò da Padre Pio? Da Padre Pio. Che le disse? Lui, perché questa esperienza mi ha molto marcato, no, senza dubbio, ho visto Padre Pio nel salone di San Francesco, e lui, come al solito, mi ha fatto un segno di amicizia, poi mi ha detto soltanto questo: tu, figliolino mio, quanto mi hai fatto correre tu, ma ciò che hai visto era tanto bello. E poi, questo prima che lei gli raccontasse qualunque soltanto, cosa? Senza, perché lui mi aveva avvertito prima. Allora si comprende che ora io non ho più paura della morte, perché so cosa c'è dall'altra parte. E Padre Pio mi aveva fatto la promessa di assistermi sempre, mi ha assistito qua e anche adesso. Sempre, perché ho fatto 6 anni e mezzo come confessore alla Basilica del Sacro Cuore di Montmartre, e tante volte lui ha parlato tramite la mia bocca mia. Io mi sentivo parlare e pensavo: ma ciò che dici è bellissimo, no? E una volta un'italiana è venuta a confessarsi, lei aveva conosciuto Padre Pio, e Padre Pio ha parlato col suo timbro di voce. Lei mette a gridare: ma è la voce del Padre, è la voce del Padre. È uscito dal confessionale gridando in basilica: qui c'è dentro, c'è Padre Pio del confessionale. 2 ore dopo il cardinale di Parigi lo sapeva, no? Questo è una cosa strana. Mi lasci cominciare da un'anima laica, Francesco Alberoni. Lei quando si